questo rospo. Fortuna di avere un bellissimo tratto della via Francigena, che è un antico percorso, in questo caso percorso a suo tempo dal vescovo Sigerico. Lui ha tracciato un diario nel quale risulta come 45esima tappa da Roma Ivrea. Quindi noi, presi dall'entusiasmo e dalla passione di poter rivalorizzare il territorio canavesano, ci siamo interessati e ci siamo occupati di ritracciare con GPS questo tracciato, che praticamente misura circa una cinquantina di chilometri. E questa via, fine a se stessa come riferimento geografico, non ha molta importanza se non viene valutata e partecipata dalle persone locali, nonché dai pellegrini. Pertanto ci siamo dati da fare per tracciare in modo evidente il percorso affinché le persone non si perdessero e non camminassero praticamente sulle statali primarie. Abbiamo pensato che tutto sommato valeva la pena farla vivere questo tratto di via Francigena, e quindi di lì abbiamo cercato e pensato di organizzare degli eventi a carattere medievale, e quindi questo tutto sommato dalle prime esperienze ci sta dando dei buoni riscontri, dei buoni risultati. Circa 2 anni fa alcuni gruppi storici locali, Burgo Turris di Torre Canavese, l'Orda Mercenaria e la Compagnia dell'Unicorno, hanno deciso di sposare l'idea degli amici della via Francigena e ci hanno dato una grossa opportunità a noi rievocatori, intanto di far conoscere il nostro territorio che è ricchissimo di storia, e nello stesso tempo di trasmettere, o meglio cercare di trasmettere alla gente, a chi partecipa a queste manifestazioni, qualche piccola nozione di cultura. E tutto questo lavoro sta dando, penso, dei grossi risultati e ci sta premiando con una partecipazione di pubblico sempre maggiore, e per noi questo è stimolo per continuare e per migliorarci. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a promuovere un periodo storico del canavese, ma non solo del canavese, importantissimo, ma che però purtroppo per la maggioranza della gente, anche di chi vive sul territorio, è sconosciuto. Il mio invito è quello di sentire tutti i gruppi storici, non solo quelli che ho citato prima, ma tutti quelli presenti sul territorio, a collaborare insieme affinché si possa arrivare a fare una promozione storica del territorio e anche turistica, se vogliamo, del canavese, una delle terre in assoluto più belle, ricche di castelli, di un paesaggio stupendo, di laghi e quant'altro. La storia non è fatta soltanto da certe manifestazioni forse più conosciute, ma è fatta proprio da questi piccoli pezzetti di vita quotidiana di quello che è stato il nostro passato.